Eh sì. Io direi un milanese in senso stretto, che parla il milanese in senso stretto, certo, che mangia milanese in senso stretto, che guida in milanese in senso stretto, che pensa in milanese in senso stretto, che fa l'amore in milanese in senso stretto. Questo non lo sappiamo, sono cavoli suoi. lei mi provoca. Un uomo dotato di una grande sensibilità, che è arrivato anche di una con grande una ironia. Puntualità milanese in senso stretto e che se ne andrà con altrettanta puntualità milanese in quindi senso stretto, altrimenti lo perdiamo. Vabbè. Il milanese in senso stretto è un mio amico da tanti anni, Enzo Iannacci. Grande Iannacci, buonasera. È un onore. Lui è molto deferente. Poi è meridionale. Qui con noi. Enzo Iannacci. Enzo che è venuto a festeggiare con noi i suoi 30 anni, i suoi 30 anni, i suoi 30 anni, i suoi 30 anni di artista, artista eccezionale, originale, che non ha preso da nessun elemento né francese né inglese né americano, ma che si è inventata una musica straordinaria, che si è inventato, prego maestro, che si è inventato delle canzoni piene di idee, finalmente piene di musica, colpevole però. Devo dire, e io lo chiamo anche colpevole, perché devo parlare un attimo di me, scusate, perché quando verso i 40 anni, 42, io facevo la persona seria, cioè scrivevo, ero addirittura il critico musicale del Corriere della Sera, poi facevo il regista al cinema, avevo fatto due film con Roberto Benigni, eccetera, poi non so che altro, ma avevano preso sul serio tutti quanti. Andai a vedere un giorno al Teatro Tenda, che stava dove c'è la Fiera di Roma, lì, Enzo Iannacci, dovevo fare la recensione. Appena lo vidi, che si divertiva a fare musica, che cantava quelli che aveva appena composto con Tomelleri al clarinetto, con la cosa eccetera, mi venne una crisi profondissima e dissi: ma perché io devo scrivere di lui? Io devo stare qua e lui là, mentre io vorrei stare là e casomai lui qua. E così ho lasciato tutto perdere, mi sono rimesso a suonare il clarinetto e a cantare, e sono andato pure al Festival di Sanremo. Per colpa di questo benedetto... per colpa di Enzo Iannacci. Si sente colpevole, Iannacci? Più o meno sempre sono colpevole. È sempre colpa mia. No, non sento bene perché io... Perché gridi? No, lo voglio dire prima al pubblico. Siccome quando lavoravo con Boncompagni alla radio mi alzava le cuffie... L'ho detto molte volte, lo ripeto sempre perché devo criminalizzare Boncompagni. Non ti sento, tu già parli milanese in senso stretto, parli piano in senso stretto. E credo, se viene Silvia Nicchiari, forse mi fa un favore che fa la traduzione simultanea. Sì. Allora ti volevo dire, non leggo le labiali, non che allarghi la bocca. Guarda le labiali, io cerco di, perché poi tu sei milanese, io sono meridionale della bassa. Che dici? No, parlo tra me e me, parlo cioè, mica sempre devo parlare con te, c'è la gente. Sempre parlare con te, parla basta, con sé. Basta, sì. Non come fai a capirlo? Perché sei milanese. Sembra Olga Fernando in questo momento. Sì, Olga Fernando. Allora, io volevo sapere da te, perché poi tu me lo... Ecco, siccome il primo successo di Enzo Iannacci è stato clamoroso ed era... El portava i scarpe del tennis, ecco, partiamo proprio da quell'origine, però non la facciamo lunga, partiamo da lì e poi là ci fermiamo. Vorrei sapere come nacque questa intuizione adesso che i scarpe del tennis le portano tucci. Come forse mi capisci queste intuizioni, perché tucci, le scarpe del tennis le portano arbore. Questo di chi è? Arbore. Ma lui ha detto, ma io chi sono? No. Perché? No. Qua facciamo a chi più rimbambito? No. No, attenzione che siamo... Si dice gli scarpe del tennis, perché del tennis? Perché del tennis? Perché il tennis era un mondo, è un mondo molto esclusivo dove io andavo a fare il raccattapalle. Il raccattapalle? Raccattapalle. Il mondo esclusivo e faceva la raccattapalle. Capito, fa finta, dai. Capito. Guarda. Sì.
Così hai cominciato. Intelligente anche lui. Eri bravo? Ma dicevo che eri intelligente anche tu. Intelligente anche lei. Intelligente io. Intelligente. No, ma io ho domandato, eri bravo? Ma lascia stare, sono bravo. Facevo raccattapalle, che intelligenza di Aina. Eri bravo come raccattapalle? Ero bravo anche se via lo stesso. Perché è stato cacciato via lo stesso, era bravo però. È stato cacciato via lo stesso. Ma sei senza la mano, non è che ha fatto così. No, ma io sono meridionale, devo capire. Non capisco. Gesticolano i meridionali, gesticolano. E allora tu ti sei vendicato facendo questa canzone? Ah, che mi sono vendicato, mi è venuto in mente questa storia qua, che non è una storia del tennis, è la storia di un barbone, no? Mi è venuta in mente questa storia qua, che non è una storia del tennis, ma è la storia di un barbone. Barbum, come dite voi. Ma devi tradurre tutto quello che dico io in cosa. Facciamo notte, andiamo avanti, ci dai facciamo soldi. Notte. Non ho mai visto una intervista così scombiccherata. Ci voleva essere Nazzi per fare un'intervistaccia così scombiccherata. Sta venendo bene. Se mi capisci bene, mi senti bene? Perché devo parlare di una canzone molto importante. Tra le canzoni meravigliose che ha scritto Enzo Iannacci, eccetera, ce n'era una, dopo vengo anch'io, non tu no, che poi ce n'era una che ci piaceva particolarmente, che è una canzone, una specie di allegoria. E sto parlando di Ho visto un re. Sì. E solo, e noi abbiamo trovato un reperto tratto da Doc, una trasmissione che facevano Monica Nannini e Gigi Telesforo, straordinaria, di tutta la musica, eccetera, dove un Enzo Iannacci in splendida forma canta Ho visto un re, addirittura col premio Nobel Dario Fo, che ha scritto anche lui questa canzone. Sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventano tristi se noi piangiamo. Adesso vediamo, ho visto un re, Dario Fo e Enzo Iannacci. A dopo. Eccolo.